Ci sono un sacco di cose fantastiche che succedono nel mondo. Analizziamo veri fenomeni naturali a prima vista incredibili che io ti spiegherò dal punto di vista scientifico. Questa nube iridescente simile a un arcobaleno è molto rara. I meteorologi definiscono questo tipo di nube con il nome Pileus. Ecco da dove si origina questa nube arcobaleno. Ogni sistema nuvoloso è composto da nubi molto grandi e altre più piccole o accessorie. Una nube accessoria si distende per lo più in orizzontale e tende poi a incurvarsi. A quel punto può aggregarsi alla parte superiore di un'altra nuvola. Queste formazioni non durano molto, proprio come un vero arcobaleno. La nuvola al di sotto, dopo qualche minuto, assorbe quella iridescente. Vuoi vedere adesso un oceano che brilla e si illumina come un cielo stellato? Questo fenomeno si chiama bioluminescenza. Le onde cominciano a brillare di luci blu, sembrando tanti piccoli neon. Tutto grazie alle sostanze chimiche emesse da minuscoli organismi, come alghe e crostacei, per tenere lontani i predatori, per cacciare o per l'accoppiamento. Le onde bioluminescenti sono visibili in Australia e nell'Oceano Indiano. Ti presento ora i capelli di ghiaccio. Sembra quasi zucchero filato, solo che si scioglie col sole, non con la pioggia. Sono formazioni insolite che si creano solo in condizioni ben precise. Si tratta di ghiaccio che cresce sopra un particolare tipo di legno, quando la temperatura va sotto zero e il tempo è bello e piuttosto umido. I capelli possono essere lunghi anche 20 cm. Nel 2015 gli scienziati hanno scoperto che alla base di tutto c'è un fungo. La presenza di questo fungo provoca il processo di segregazione del ghiaccio, ovvero impedisce ai cristalli di ghiaccio di prendere forma. Il ghiaccio ovviamente si formerebbe sui rami anche senza il fungo, ma in quel caso sarebbero normalissimi cristalli di ghiaccio. Quindi perché il fungo genera questo fenomeno magico? L'umidità che si deposita sui rami entra in contatto con l'aria fredda e, naturalmente, ghiaccia. Resta però un sottilissimo strato di acqua tra il ghiaccio e il legno, che a sua volta succhia via altra umidità dai pori del legno e inspessisce lo strato di ghiaccio. Ecco che entra in gioco il fungo. Ogni strato di ghiaccio subisce il processo di segregazione ancora e ancora. Si creano così, come per magia, i capelli. Il lago Baikal in Siberia è famoso per le sue acque cristalline. È il più grande lago al mondo per volume e contiene oltre il 20% di tutta l'acqua dolce sulla Terra. È davvero enorme, più grande dell'intero Belgio. Inoltre è il lago più antico del mondo. Si è formato circa 25 milioni di anni fa. L'inverno congela e sulla sua superficie si formano grossi blocchi di ghiaccio di colore turchese, come le acque del lago. Queste strutture di ghiaccio vengono chiamate collinette, ma si tratta in realtà di vere e proprie schegge di ghiaccio. I venti che infuriano sul lago creano delle onde che si congelano all'istante e formano quei blocchi. Possono essere alti anche una decina di metri. Ecco ora le palle di fuoco di Naga, una meraviglia della natura visibile in un'area specifica del fiume Mekong, in Cina. Sono visibili tutto l'anno, ma più comuni durante i periodi di luna piena nel tardo autunno. La loro origine resta un mistero. Le palle di fuoco sembrano innalzarsi dall'acqua e possono raggiungere anche i 300 metri di quota. Sembrano fuochi d'artificio e durano un batter d'occhio. Il loro colore è rosso o arancione. Sapevi che i terremoti emettono luce? Beh, tu forse no, ma gli scienziati lo sanno da secoli. Le luci possono apparire prima, durante o appena dopo un terremoto. Si tratta di luci bianche o azzurre che durano raramente più di pochi secondi, quindi sono molto difficili da fotografare. In rarissime occasioni però le si è viste durare fino a 10 minuti. A volte appaiono vicino all'epicentro del sisma, altre volte invece le si è viste anche a 400 km di distanza. Sono state avvistate persino sulla superficie dell'oceano. Gli scienziati sanno per certo che è la potenza del terremoto a generare questo strano fenomeno. Le luci appaiono infatti solo durante un sisma di magnitudo 5 o oltre sulla scala Richter. Sulla loro genesi ed esistenza esistono teorie, ma non c'è ancora nulla di confermato. Gli arcobaleni lunari sono simili a quelli normali,
la luce viene riflessa su goccioline d'acqua presenti nell'aria. Ma sono molto più rari degli arcobaleni comuni. Appaiono solo in determinate condizioni. La luna deve essere molto bassa all'orizzonte, il cielo buio, e le goccioline d'acqua devono trovarsi nella parte opposta del cielo rispetto alla luna. Gli aloni, detti anche arcobaleni circolari, sono un fenomeno ottico che si forma nelle parti più alte del cielo quando la luce viene riflessa da cristalli di ghiaccio. Sono grandi cerchi di luce bianca o colorata di origine solare o lunare. Il prossimo fenomeno è un po' meno raro. Non mancano sul pianeta delle voragini formatesi in seguito al collasso del terreno. La maggior parte di queste voragini derivano dalla dissoluzione chimica dei sedimenti. Di solito sono voragini circolari di varie forme, dimensioni, diametri e profondità. Meglio restare a debita distanza, naturalmente. I vortici di fuoco sono vere e proprie trombe d'aria infuocate composte da fiamme e cenere. Sono fenomeni noti anche con i nomi di tornado di fuoco o turbine infuocato. Non a caso, visto che si tratta appunto di colonne di fuoco che vorticano nell'aria. Bisogna però distinguere tra questi termini. A volte da incendi molto vasti possono crearsi dei tornado di fuoco. Ma i vortici di fuoco sono un'altra cosa, diversa dai tornado, perché sono meno estesi e non partono direttamente da terra. Le nubi lenticolari si formano parallelamente alla direzione del vento e hanno una forma davvero insolita. Insomma, guarda, sembrano le immagini dell'astronave madre di qualche invasore alieno. Questo fenomeno sogniamo tutti di ammirarlo, l'aurora boreale, le famose luci danzanti nel cielo. Si tratta di uno spettacolo offerto dalla natura quando le particelle di vento solare colpiscono gli atomi nell'atmosfera. Gli elettroni si sovraccaricano per qualche istante prima di tornare ai loro consueti livelli di energia. A quel punto rilasciano fotoni, ovvero luce. Naturalmente l'aurora boreale è visibile solo alle latitudini nordiche, ma non serve andare al Polo Nord. A volte è visibile anche in Scozia. Le Morning Glory sono un altro particolare tipo di nube, molto lunghe e ovattate. Sono apparse in varie parti del mondo, ma c'è un posto in particolare dove le si può vedere regolarmente. Il Golfo di Carpentaria, un ampio bacino nel nord dell'Australia. Sono nubi lunghe fino a 1000 km ed è possibile vederne anche più di una nello stesso momento. Abbiamo visto arcobaleni lunari, aloni e tanti altri fenomeni affascinanti. Ma un arcobaleno di fuoco? Bello, anche se il suo vero nome è decisamente più complicato. Arco circumorizzontale. Ripeti con me. Arco circumorizzontale. Bene, molto bene. Questo curioso fenomeno ottico colora come l'arcobaleno le basi delle nubi cirrostrato. Ma ora attenzione, ci saranno degli animali. Cosa faresti se un milione di farfalle ti volasse sopra la testa? Può succedere, sai, se incroci la strada della farfalla monarca quando migra verso il Messico o la California del Sud. Queste farfalle odiano il freddo, un po' come me. Ogni autunno, quindi, migrano in massa verso sud o verso ovest, dove fa caldo tutto l'anno. Questo campo è completamente coperto da ragnatele, un fenomeno che avviene solo quando i ragni scappano da qualche disastro naturale. Una volta in salvo, costruiscono le loro ragnatele in qualche luogo elevato, di solito un albero o qualche piantagione. Siccome tanti ragni si mettono in salvo nello stesso posto, ecco che tutti fanno la ragnatela nello stesso momento. Sembra un po' un lenzuolo, vero? Già, beh, io non mi ci avvolgerei, però. Scherzo, dai! Hai mai visto anche tu dei fenomeni naturali insoliti? Condividili con noi nei commenti!